Vicino al Camposanto c'è una bellissima chiesa che è considerata la seconda chiesa più bella del paese, dopo ovviamente l'abbazia, ed è dedicata alla Madonna delle Grazie. Che grazie ha fatto la Madonna? Ha fermato la peste. Siamo nel 1700, la peste proveniva dalla zona di Chivasso e stava arrivando verso il paese, ma si fermò lì perché gli abitanti avevano pregato la Madonna, la Madre delle Grazie, di fermare la peste. E i nostri vecchi ricordano ancora che lì c'era una statua che proprio con il dito indicava il punto dove la peste si era fermata. In ricordo di questa grazia viene dedicata e viene costruita una bellissima chiesa, la Madonna delle Grazie. Ed è curioso anche quello che c'è scritto nella dedica. Alla benigna Madre delle Grazie, la benigna pietà dedicava. 1723. Che ci fosse la peste è vero. Tant'è vero, accanto alla Madonna delle Grazie c'è una piccola costruzione che era il vecchio lazzaretto. Cortiletto, una scala e sopra due stanze, quindi c'era il posto per due malati. Potevano addirittura assistere alla messa affacciandosi da un matroneo. Quindi questo indica proprio che quella zona, quella parte lì, era come in un certo senso dedicata proprio al ricordo della peste. E in questo ricordo e in questo ringraziamento alla Madre delle Grazie, anche la possibilità di ospitare eventuali ammalati.